Ciao amici, eccomi qui per iniziare una nuova settimana insieme. Siamo in piena primavera, il sole splende, fa caldo, mi viene voglia di uscire e stare all'aria aperta. Io adoro osservare la natura e quando vedo che si scrolla di dosso l'inverno, a me viene voglia di scrollarmi di dosso le tossine. Succede anche a voi? Per caso oggi ci parli di detox? Giusto! Chi ha già iniziato a fare qualcosa, alzi la mano! Ah, io quest'anno faccio detox totale, digiuno a oltranza in trulli vari finché sono pulito come un fiorellino. Guarda che tocca anche a te, sai? Sicura? A fare detox così si finisce solo a stare peggio di prima. Ma come no? La depurazione è una cosa seria, mica si fa così come capita. È meno che mai in versione estrema, come ci fanno credere certe riviste o articoli sensazionalistici. Poi attenzione ai rimedi proposti in giro, perché tante volte sono detox più di nome che di fatto. La depurazione è importante, ma va fatta a modo nostro, cioè adatta al fisico di ciascuno. Oggi vi spiego i miei 3 segreti per organizzare un piano detox personalizzato che funziona senza effetti collaterali. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Segreto numero 1, fare il test delle tossine. Squaletto, preparati che andiamo in laboratorio. Il mio test è semplice, si fa con una domanda. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per depurarti dalle tossine? Se la risposta è mai, sicuramente ci sono tante belle tossine in giro, quindi livello alto. Se è un anno fa, già meglio, livello medio. Se è un mese fa o meno, livello più basso. In ogni caso, un detox stagionale va bene a tutti, ma bisogna tararlo in base al livello di tossine. Beh, se sono piena di tossine ci vorrà una terapia d'urto. Aspetta, chi è trendy e sano, perché mi segue sempre, sa già la risposta. Quando il corpo è intossicato, non bisogna liberare le tossine tutte in una volta, altrimenti gli organi si sovraccaricano e vengono le crisi di depurazione. Che vuol dire mal di testa, nausea, dolori sparsi, disturbi intestinali? Meglio evitare. Segreto numero 2. Più è alto il livello di tossine nel corpo, più bisogna bere acqua. Non si prende mai in considerazione questo aspetto, ma quando si fa detox bisogna aumentare la quantità di acqua, perché deve portare le tossine fuori dal corpo il più velocemente possibile. Segreto numero 3. Infine, sapete qual è la vera arma segreta quando si parla di detox? È l'alimentazione. Mangiamo ogni giorno e più volte al giorno, quindi il cibo è come l'ago della bilancia. Il cibo giusto ci depura, il cibo scorretto ci intossica. Per sapere quali sono i cibi detox, guardate le mie playlist dedicate. Ne ho parlato moltissimo in tantissimi video. Molte persone mi raccontano che hanno provato di tutto, ma non si sentono mai depurate. Poi mi dicono che non hanno modificato la loro alimentazione e allora gli spiego questo segreto. E adesso lo sapete anche voi. Come vi dicevo, sul mio canale ci sono moltissimi video con i miei menu detox e se volete approfondire ci sono i miei ebook con i menu trendy e sani. Per rimanere aggiornati su tutte le novità basta iscriversi al canale, è facile, con un click così. E attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Ne approfitto per salutare tutti gli amici che mi seguono e in particolare Alessandro, che mi chiede un saluto speciale e io te lo mando. Ciao Alessandro, ciao Ale. Siamo sempre di più e abbiamo quasi superato i 100.000 iscritti su YouTube. Sono felicissima, per me è un traguardo straordinario e insieme possiamo diventare tutti portatori sani di salute naturale. Siamo felicissimi anche noi! Ora condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social, così aiuterete altre persone a depurarsi nel modo giusto e vi saranno grate. Bene amici, io vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!
Give me squaletto. Okay.